appunto decidono di muoversi in logiche che vanno al di là di quelle che sono le impostazioni necessariamente canoniche dei partiti, perché i partiti hanno delle direttive per la società, dove i partiti sono degli uomini, è possibile anche che decidano di intraprendere percorsi diversi rispetto a quelli che decidono di fare. Quindi mi invito soltanto a sollecitare anche gli altri colleghi a iniziare a discutere sui beni di situazione, in realtà è così, diamo risposte concrete, appunto così una risposta concreta senza distinzione di partiti, e così abbiamo la possibilità anche a livello di discutere.
rilasciato, come dicevo prima, con il verbale 259 del 24 novembre 2010, in cui, vista l'assenza giustificata da parte del componente Cercamino, sostituito da un collega di gruppo, è stato espresso un parere favorevole autorizzando il Presidente della Commissione a trasmettere agli uffici di presidenza la pratica dei quadri. Per cui, Presidente, il parere è favorevole, chiaramente invito a porre in votazione. Grazie. Poi dico, è possibile mai che il comune non pensi
capisco adesso i tagli, tutte cose, però sguarnire la vita del comune di Caltanissetta, perché a questo punto qualsiasi persona può prendere l'ascensore e entrare qua. Cioè ieri abbiamo fatto un consiglio comunale preoccupatissimi che dei gentiluomini potessero sobbillare con i pass. Signor Presidente, è sereno questo consiglio comunale, possiamo essere tranquilli che altre persone in questo momento non sono introdotte nei palazzi del comune di Caltanissetta. Cioè sinceramente non è una cosa
Assente. A posto. A posto.
il Consiglio Comunale scatta in confronto alla rappresentante che aveva precedentemente realizzato il colpo di anche perché, seppur legittimo, seppur nulla contro un eventuale intervento dei privati, noi dobbiamo anche denunciare, il fatto che questa accusazione dimostra dal punto di vista urbanistico un immobilismo totale. Se non fosse per risentire e poi si concretizza non solo come organizzazione ma ci sono allo studio così anche per centralizzare tutti anche i cittadini ci sono anche finalmente delle cooperative allo studio della commissione e anzi un comune tantissimo che abbiamo già superato il 5 momento che è il momento in cui sussistono motivi per trovare e lo ribadisco e seguo sempre sulla scorta che ho fatto dentro io lo tengo dalla collega Prinza noi abbiamo come commissione in piena autonomia deciso di fare in ogni caso dare una corsia preferenziale alle cooperative ma in ragione se queste rischiano eventuale presa di trattamento nella roba a prossimo pertanto per quanto riguarda il più di esigibile pur ribadendo la nostra non contrarietà alla riguardo di persone in quanto poi dal punto di vista tecnico amministrativo di questi che hanno tentazione anticipiamo la nostra astensione per gli ordini di presidente. Grazie Presidente. Grazie a tutti. Presidente, è stato
Siete giusto dare una risposta, grazie.
Posto dalla ditta Pasquale,
Credo che sia quantomeno un fatto nuovo in un consiglio comunale citare la ditta delle proponenti. Volevo sapere anche da questo punto di vista cosa ne pensa l'assessore Arrano, se è una procedura corretta parlare in un'aula politica di questioni tecniche. Quindi, per quanto mi riguarda, non vale prendere il tema del male, ritengo opportuno personalmente astenermi. Poi lascio alla intelligenza dell'altro ragionare su questo modo superato. Se però, piano, l'assessore è Lazzo, competente per quanto riguarda